Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Francesco Siciliani, nuova puntata dedicata alla personalizzazione su tech nella nostra nuova rubrica. Andiamo a vedere oggi un nuovo launcher molto molto semplice ed essenziale. Se quello della puntata precedente era minimal, questo ragazzi è veramente essenziale, non ha grandissime opzioni e ci permette di avere tutto a disposizione in modo molto semplice e anche piuttosto coerente. Ancora vedremo un pack di icone davvero fantastico, che poi è quello che rende davvero spettacolare questa personalizzazione. Iniziamo subito! Bene ragazzi, allora eccoci qui, sempre col dispositivo di test. Per chi me l'ha chiesto nei commenti, è un P20 Pro di Huawei, quindi andiamo a modificare l'interfaccia di settimana in settimana per poter anche svecchiare un po' la MIUI, che non è freschissima, insomma, come personalizzazione. Questa è una personalizzazione basata su Heavy Launcher. Heavy Launcher è un sistema che ci permette quindi di avere a disposizione tutte le nostre applicazioni semplicemente con uno swipe, come potete vedere. È praticamente in ordine alfabetico, quindi è facilissimo trovare le app che ci interessano. C'è comunque la possibilità di andare a switchare per avere a disposizione tutte le icone, però così si perde parecchio, insomma, sicuramente sarete d'accordo con me. Questa visualizzazione è molto molto più interessante. A livello di opzioni del launcher in sé troviamo la possibilità di modificare le colonne, le righe, le dimensioni delle icone che noi in questo caso andiamo a leggermente ingrandire per farvele vedere un po' meglio in video. Abbiamo un po' di opzioni varie, abbiamo la possibilità di impostare un dock oppure di lasciarlo libero. In questo caso io non l'ho voluto impostare per lasciare tutto molto molto minimal. Ancora le icone le possiamo modificare con i vari icon pack, in questo caso ho scelto Corny Oldie e vi faccio vedere poi perché. Abbiamo qualche opzione per cartelle, notifiche, qualcosa di interessante sui gesti, ne arriveranno altri sicuramente, anche se il launcher è già buono così com'è, però abbiamo la possibilità di scorrere con due dita in alto nella schermata home per aprire Google Now oppure di fare un doppio tocco per bloccare il dispositivo. Abbiamo due posizioni qui da poter scegliere, se quello immediato che poi non fa funzionare l'impronta digitale o se quello a tempo che ha un ritardo e che funziona però con l'impronta digitale. Vi faccio vedere. Chiudiamo, blocchiamo l'interfaccia. Chiaramente funzionerà con l'impronta digitale, però c'è bisogno di un po' di tempo perché praticamente è una funzionalità che va chiaramente in ritardo, come vi stavo dicendo. Poi, se non volete, potete semplicemente disattivarle, insomma, sono personalizzazioni che dovrete fare sulla personalizzazione in base ai vostri interessi. Qui c'è la lista delle app, con lo stile elenco. Se utilizziamo Griglia possiamo almeno andare a gestire le colonne, probabilmente quattro colonne sono decisamente più pulite, però se lasciamo 5 possiamo almeno modificare un po' la dimensione in modo tale da avere a disposizione, guardate, una funzionalità un po' più pulita, anche se resto dell'idea che questa sia la personalizzazione migliore. Continuiamo, vediamo, abbiamo la possibilità di abilitare la ricerca, la possibilità di nascondere alcune app e chiaramente di effettuare un backup per poter ritrovare sempre il launcher pronto anche quando andiamo a cambiare launcher. Quindi queste sono le possibilità di Heavy Launcher. Io vi faccio vedere, ho creato due schermate, una con le app più importanti che vado ad utilizzare e la seconda con sempre il widget di Huawei per quanto riguarda i passi e l'attività e poi un altro widget interessante che è quello di Move It, che mi permette di impostare facilmente destinazioni oppure fermate preferite per poterle consultare veramente in movimento. Non ne ho voluti aggiungere altri. Tranne questo qui che mi dà la data e il meteo, anche se in questo caso il meteo non me lo sta dando, dovrebbe essere il calendario più meteo di Google. Proviamo a disattivare il wifi, magari lo prende con i dati mobile. Niente ragazzi, questa volta non me lo fa vedere. Apriamo il calendario funziona chiaramente senza problemi, però il widget, probabilmente se lo andiamo ad ingrandire un po', no, neanche, non ci dà il meteo, ma di solito mette qui una barra
e di conseguenza il meteo account. Andiamo avanti, vi faccio vedere le icone in questo caso che sono davvero molto molto belle. Guardate, lo stile è flat, però è flat quasi in stile disegno, sono davvero fatte benissimo. L'applicazione si chiama Corny Oldie, ce ne sono davvero tante fatte bene. Chiaramente anche in questo caso non le possiamo avere su tutte le applicazioni per una questione di ottimizzazione, però ci sono sempre delle nuove icone che possiamo andare a visualizzare. Guardate qui quali sono queste possibilità. Abbiamo la possibilità qui di vedere quelle che andrebbero nel dock nel caso in cui volessimo abilitarlo, insomma qui ci sono delle icone molto più simpatiche. Poi ci sono tutte queste qui che sono relative quindi alle varie applicazioni con tutto quello che potremo scegliere, che potremo andare ad utilizzare. Vedete qui ci sono anche alcune varianti, alcune alternative che possiamo personalizzare. Qui ci sono veramente tantissime cose a disposizione. Tutto molto facile, basterà semplicemente applicare le icone nel launcher di riferimento, in questo caso Eevee Launcher, e avremo a disposizione tutto quello che vorremo. Non lo potremo fare dall'interno di quest'app, quindi chiaramente ci sono delle cose che potremo sfruttare al meglio con uno dei launcher predefiniti, e ve lo farò vedere in una prossima puntata, come ad esempio con Smart Launcher eccetera, ma per inserirle dentro Eevee Launcher dovremo utilizzare appunto l'impostazione del launcher stesso. Quindi avremo a disposizione comunque solo parte delle icone, solo poche possibilità, mentre tutte le alternative, tutte le altre cose le potrò mostrare in un altro video, insomma approfondiremo questo discorso. Lo sfondo fatto apposta, minimal, per dare un'idea verticale, che è esattamente la stessa idea che ci dà lo slider delle applicazioni. Lo sfondo l'ho trovato all'interno dell'applicazione Zedge, nella sezione dei preferiti l'ho già aggiunto, ed è di Steam Room Vaping. Basterà semplicemente impostarlo, lo faccio vedere bene così lo potete poi cercare. Questo è questa è la pagina di chi ha creato e caricato lo sfondo. Quindi ragazzi, queste erano le personalizzazioni. Come sempre per quanto riguarda i launcher stock, inutile che vi metto i link, come ho risposto già in un recente commento, perché per esempio quelli di Google sono già preimpostati. Per quanto riguarda le varie possibilità, questo qui è l'unico che potrete aggiungere a parte, che è quello di Moovit, l'applicazione. Quindi vi dico semplicemente che volendo potete scaricare l'applicazione Moovit per poter avere a disposizione questo tipo di sostanzialmente widget nella schermata, e quindi puoi utilizzare l'applicazione insomma come vorrete. Va bene ragazzi, quindi chiaramente i link ad Eevee Launcher e a Zedge per i wallpaper e al pacco delle icone Corny Oldie li trovate chiaramente in descrizione. Io vi ringrazio per aver visto questo video con noi, fatemi sapere se la personalizzazione vi è piaciuta, lasciatemi un feedback appunto sia qui sia su Instagram, insomma dove volete, e io vi preparerò una nuova puntata per la prossima settimana, chiaramente con un nuovo launcher, nuove icone, nuovo sfondo, insomma varie personalizzazioni. Cercheremo qualcosa di molto molto simpatico e chiaramente di qualità come al solito. Vi ringrazio per avermi seguito, ci rivediamo quindi con i prossimi video. Ciao!